Buongiorno al collega e amico Roberto Rizzo. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di una sentenza del Tribunale di Cosenza in relazione alla perdita di chance e alla violazione del dovere di informativa nei confronti dei condomini. Che è successo? Sì, allora, nuovamente buongiorno. È una vicenda un po' complicata che nasce da una pronuncia del giudice di pace di Cosenza, il quale ha condannato l'ex amministratore dello stabile a risarcire il condominio del danno a quest'ultimo, presumibilmente cagionato, per la violazione del dovere di informativa in cui l'ex amministratore, convenuto nel giudizio innanzi al giudice di pace dal medesimo condominio, sarebbe in corso per non aver compiutamente riferito all'assemblea in relazione all'esito, allo sviluppo di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo incardinato da un condomino moroso a seguito della notifica del decreto ingiuntivo subito dal condominio medesimo. In 1131, per essere precisi. No? Esattamente, in questo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il condomino moroso aveva proposto al condominio opposto una soluzione stragiudiziale della vertenza, chiedendo di portare in compensazione dei crediti accertati e riconosciuti documentalmente che lui vantava, che il medesimo ingiunto vantava nei confronti del condominio, per aver provveduto alla riparazione delle proprie spese dei danni da infiltrazione d'acqua provenienti dalla rottura di una conduttura di scarico condominiale che aveva subito nella propria abitazione. L'amministratore, poi evocato in giudizio dal condominio, non aveva completamente riferito all'assemblea di questa proposta transattiva delineatasi, sviluppatasi nel corso di quest'altro giudizio, e quindi non aveva posto i condomini in condizione di determinarsi nelle sedi opportune, cioè in sede assembleare, sull'eventuale convenienza o meno di questa proposta transattiva. E quindi il giudice di pace condannava l'amministratore a risarcire i danni determinati da questa violazione di obbligo contrattuale da mandato, secondo l'interpretazione del giudice di pace. Chiaramente sull'amministratore di condominio. C'è da dire che l'amministratore di condominio, vedete più davanti, ai fini della pronuncia, che è anche molto articolata, nel cosiddetto giudizio innanzi al giudice di pace aveva opposto in via riconvenzionale la richiesta del pagamento dei propri compensi maturati e non riscossi, che il giudice di pace aveva rigettato, ritenendo non provato il credito dell'assemblea. Contro la sentenza del giudice di pace, l'ex amministratore spiegava opposizione innanzi al tribunale di Cappello, meglio innanzi al tribunale di Cosenza, e avendo si costituito in questo giudizio il condominio insistendo per il rigetto dell'appello. Allora, il tribunale di Cosenza, con una sentenza piuttosto complessa e anche articolata, anche recente, il 9 giugno del 2021, la sentenza 1326, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado circa la condanna dell'amministratore per violazione del dovere di informativa integrata dalla condotta dell'amministratore, però ha riformato la sentenza del giudice di primo grado per quanto riguarda la questione dei compensi, e quindi questa sentenza del Tribunale di Cosenza si presta a una duplice analisi. Il primo punto che è importante ed è quello che riguarda la perdita di chance, dalla quale siamo partiti, prende le mosse da un'analisi che il Tribunale fa dell'istituto del mandato, e quindi dice sostanzialmente questo, per farla piuttosto semplice. Allora, a posto che pacificamente al rapporto tra amministratore e condominio si applica il contratto di mandato e quindi tutte le norme del mandato, dall'articolo 1710 del Codice Civile discende direttamente in carico all'amministratore, in applicazione del principio di buona fede, l'obbligo di riferire ai condomini che sono suoi mandanti, quindi all'assemblea, su ogni circostanza che possa essere rilevante ai fini del corretto espletamento dell'incarico ricevuto. Quindi, secondo il Tribunale di Cosenza, sussiste in capo al mandatario
un vero e proprio obbligo informativo, e nel caso di specie l'avere, diciamo così, omesso di informare per tempo i condomini nelle sedi opportune, cioè in assemblea, circa la proposta transattiva avanzata e l'altro giudizio, quello di opposizione del credito ingiuntivo dalla controparte, configura gli estremi di una violazione talmente grave da configurare gli estremi della perdita di chance, perché il condominio, che poi è risultato soccombente nel giudizio di opposizione del credito ingiuntivo, nel senso che il decreto ingiuntivo è stato revocato con conseguente condanna alle spese, perché il credito del condomino opponente era certificato documentalmente e quindi è stato riconosciuto in quella sede, ha dovuto relativamente a quel giudizio sopportare le spese legali che altrimenti, se l'amministratore avesse per tempo riferito all'assemblea, probabilmente l'assemblea, accogliendo la proposta transattiva, avrebbe potuto risparmiare. Ed in questo, diciamo, consiste la qualificazione da parte del tribunale di Cosenza del danno da perdita di chance, cioè tu non mi hai compiutamente riferito in ordine ad una proposta transattiva, non mi hai consentito di valutarla appieno e io in quel giudizio sono risultato soccombente e ho dovuto pagare le spese legali. È una tesi un po' innovativa ma pericolosa comunque per l'amministratore, perché ammesso e non concesso che l'amministratore possa valutare se ne ha la competenza, per esempio giuridica, che quella transazione possa essere utile per il condominio, no? Se invece fosse il contrario, diciamo che ci fosse stata la possibilità di fare una transazione e poi invece si fosse manifestata l'incongruenza della stessa, no? E quindi sarebbe stato un danno non più da perdita di chance, ma un danno concreto patrimoniale per il condominio. Voglio dire, l'amministratore in questo caso sta fra l'incudine e il martello. Come sempre, no? Anche noi nel condominio Castelaio abbiamo affrontato questa vicenda diverse volte, cioè il cerino rimane sempre in mano all'amministratore, che mi fa di capire come sbaglia. Esatto. In questo caso dice non ha alternativa, ma questa sentenza qui evidenzia quelli che sono i limiti, no, dei poteri decisionali in capo all'amministratore, i limiti, i problemi collegati ai limiti che la legge impone all'autonomia decisionale dell'amministratore, che certe volte viene, come dire, estesa, ampliata fino all'inverosimile, e altre volte invece viene completamente limitata. Ma ti dirò di più, questa sentenza si presta anche ad un'altra critica, nel senso che il Tribunale di Cosenza, in riforma di quello che ha stabilito il giudice di primo grado, il giudice di pace, riconosce sufficiente, cioè accoglie la domanda dell'amministratore, riconosciuti i propri compensi sulla base del semplice passaggio di consegne, domanda che il giudice di pace in primo grado aveva accettato. Riconoscendo, quindi certificando il valore probatorio quasi come fosse una sorta di riconoscimento del debito, un semplice passaggio di consegne avvenuto da amministratori, contravvenendo quindi in questo caso la pronuncia ancora una volta si presta ad un'analisi critica, quello che è un orientamento precedente, anche abbastanza riconfermato recentemente, perché io stesso ho commentato in altra sede una pronuncia del Tribunale di Roma del 27 giugno 2021, nel quale si specifica che il passaggio di consegne tra amministratori di per sé non è assolutamente certificativo del credito dell'amministratore uscente o del diritto di quest'ultimo a percepire le anticipazioni e il rimborso delle anticipazioni eventualmente sostenute in assenza di una delibera assembleare di copertura. Invece il Tribunale di Cosenza, spingendosi oltre questo orientamento che è abbastanza noto, dice no, il passaggio di consegne, siccome è stato redatto in contraddizione tra le parti, cioè amministratore uscente e amministratore entrante, non è stato specificatamente, dice il Tribunale, contestato, ma come assurge in questo caso addirittura a valore certificativo e probatorio del credito dell'amministratore uscente. Insomma, è una sentenza che merita attenzione, perché da un lato questa perdita di chance, insomma, per violazione delle informative, e dall'altra addirittura riconosce questo valore certificativo del credito dell'amministratore uscente in assenza di delibera assembleare. Quantomeno mi parli di dire originale, interessante per ragionare in maniera critica sul disposto del giudice del Tribunale di Cosenza in funzione del giudice d'appello, ecco perché secondo me sarà discussa, insomma, di materia. Bene Roberto, grazie di questa tua segnalazione e intervista, e una buona giornata a te. Grazie caro, grazie a tutti, buona giornata, grazie.
libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.